come mi diverto con questa grande, bene ragazzi, siete leggiadre, mamma mia, ma come mi piacerebbe se voi foste delle farfalle, capito? Potrei portarvi a casa mia a farvi vedere la mia collezione di ragazze. Sì, magari il contrario. Ragazze, però ragazze, vedo belle sveglie così, ma non siete un po' emozionate? Ora non più, certo, prima di salire sul palco un po' le gambe tremano, però infatti, però davanti a un pubblico così caloroso la paura svanisce e si diventa amici. Ruffiana, cioè, Forest, tu non ti emozioni, dai. Ma io non è che non mi emoziono, io ormai, anche se ho solo 31 anni, ne ho fatte di esperienze. Ti piacerebbe 31 anni, comunque. Io ormai è da tempo che sono dell'ambiente, quindi non guarda, mi emoziono più, ragazzi. Io sono calmo come un monaco tibetano. A me anzi, non sembra proprio. Anzi, mi sembra, guardi, l'avere a fianco l'Himalaya. Ma come guarda, l'Himalaya, mago? Ti dispiace se alla fine dello spettacolo vengo a meditare su di te? Dai! Io non mi emoziono mai, ma sì, comunque a me non sembra, Perché? E ho anche le prove, vediamo questo filmato. Ma quale prove? Sì. Oh, io sto bene, sono normale e sono tranquillo. Come stai, Forest? Sono tranquillo. Ma sei pronto per affrontare questa sera il Festival Bar? Certo, perché io sono tranquillo. Chi è? Sono io, Forest. E come sei? Sei tranquillo. Scusi, mi può portare gentilmente una camomilla, per favore? Ma è sicuro? Come sicuro? Sicuro chi? Sicuro cosa? Sicuro perché? Ho chiesto una camomilla. Mica ho chiesto, che ne so, un cammello con gli ombrelli Scusa, ho solo chiesto, stia tranquillo. Non stia tranquillo, io sono già tranquillo. Non stia tranquillo, ha capito? Io sono un italiano. Io pago le tasse, ogni tanto avrò diritto di chiedere una camomilla. Io non capisco perché la gente una camomilla, io non capisco. Ho chiesto una camomilla, allora mi dà la camomilla. Che esempio di serenità! Ma che sei contro! Visto, me lo sono scritto qua anche, sì, sono tranquillo. Tranquillissimo, passiamo alla musica che è meglio.